come si raccontano le canzoni e le storie che si raccontano nelle canzoni. Tu le segui i testi, no? Ma però se fossero delle storie disoneste? Beh, secondo me possono essere belle, brutte o piene di sorprese. Ecco, se sono però disoneste, il personaggio in questione si chiama Stefano Rosso! Eccolo qui! Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia sembrava quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano, e il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così: che bello, due amici, una chitarra e lo spinello, e una ragazza giusta che ci sta, ma tutto il resto di te che importanza ha? Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello, e in giro per le vie della città, per due boccate di felicità. Ma l'opinione di Sio non la contate, e che reputazione, dite un po', vi fate? La gente giudica, voi state un po' in campana, ma quello invece d'ascoltarmi continuò. Che bello, col pakistano nero e con l'ombrello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto che importanza. Così di casa ti cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno, mi accompagnai per strada e chiuso ogni sportello, tornai in cucina e tra i barattoli uno che bello, col giradischi acceso e lo spinello, e non sarà stato giusto, sì lo so, ma in 15 eravamo troppi, no? E questa, amici miei, è una storia disonesta, e puoi cambiarci personaggi, ma quanta politica ci puoi trovare?